3-0 al Valentino Mazzola per vincere la 20ª partita in campionato, quindi chiude a 66 punti il mister bianco guidato da Alessandro Di Maria. 3-0 la capolista, il Marina di Ragusa, che ha vinto con pieno merito questo girone D del campionato di promozione. Il prossimo anno parteciperà in eccellenza, la stessa categoria che potrebbe vedere anche il mister bianco, che però dovrà disputare la finale del girone D del campionato di punti di promozione contro il Santa Croce, che ha conseguito una vittoria contro l'Enna nella medesima giornata di campionato e si è classificata quindi al secondo posto. Un 3-0 frutto di un gol nel primo tempo ad opera di Jacopo Romano nei secondi 45 di gioco. I biancoazzurri hanno messo in cassaforte il match con la doppietta di Daniele Scapellato. Un mister bianco quindi che chiude evitando la semifinale, tra le quarte e quinte classificate si terrà soltanto una partita per decidere poi la finalissima tra le due squadre incrociate del girone C e del girone D di promozione. Abbiamo sentito appunto a corollario, a chiusura di questa partita, il direttore Sergio Franceschini, che ha fatto il focus della stagione 2017-2018 del mister bianco, partendo dall'ottimo settore giovanile. Difatti proprio in giornata la grande affermazione dei ragazzi di Mignemi, 1-0 nel campo del Niscemi, quindi si terranno ulteriormente partite per il settore giovanile del mister bianco, ma anche quello della junior, che parteciperà lunedì alla partita contro il Rosolini dei quarti di finale di Juniors. Un focus anche sull'impianto sportivo, sul futuro del Valentino Mazzola, che si augura possa essere sempre più a tinte bianco-azzurre. Poi un focus anche con mister Di Maria sulla partita e sul chiaramente i possibili scenari di questa stagione, e infine con Luca Pacini, uno dei senatori di questo mister bianco. Quindi tra poco più di una settimana si terrà evidentemente Santa Croce mister bianco, il pass per l'eccellenza di questo mister bianco, che comunque vuole continuare a sognare. Allora, il bilancio è assolutamente positivo, anche se noi abbiamo avuto un periodo di diciamo di appannamento dopo l'uscita dalla Coppa proprio col Marina di Ragusa. Però sicuramente positivo, perché un terzo posto a un punto dalla seconda su un Santa Croce obiettivamente grandissima squadra di esperienza, fatta bene. Andremo lì sicuramente a giocarci la nostra partita, onesta partita. Sicuramente abbiamo un risultato solo, dobbiamo provare a vincere, tenteremo in tutti i modi di poterlo fare, sicuramente tutto positivo, non solo dal punto di vista di prima squadra, ma anche tutto il mister bianco calcio. Veramente ha fatto una grandissima annata finora, e ancora siamo in corsa con gli allievi che proprio stamattina hanno superato in finale playoff contro il Niscemi, siamo riusciti a vincere 1-0 e abbiamo fatto un grandissimo risultato. Abbiamo i quarti di finale con la Juniores martedì, quindi impegnati in più fronti. La giovanissima si è salvata in maniera brillantissima, quindi tutto bene, tutto bene. E allora si parla di futuro, step successivo, se al Kennedy di Santa Croce si giocherà la finale per poi ulteriormente sperare di arrivare in eccellenza sul campo, per raggiungere l'eccellenza calcistica e strutturale questa società a cosa ambisce? Massime sfere si punta chiaramente ad avere un campo di proprietà o comunque un campo proprio. Sicuramente questo è il primo step, avere la struttura, poterla utilizzare a 360 gradi sarebbe il primo passo che sicuramente un'amministrazione attenta dovrà pur fare nei nostri confronti, comunque nei confronti del calcio in generale, perché sicuramente l'eccellenza è un campionato più difficile, sicuramente bisogna attenzionare molto di più anche l'aspetto strutturale, sia dal punto di vista societario, ma soprattutto nella struttura proprio del campo. Il Valentino Mazzola, il nostro desiderio, il nostro sogno sarebbe fare diventare il nostro bunker a 360 gradi, e questo solo l'amministrazione può concedere tutto questo, ma sicuramente sono convinto che appena finiranno i campionati ci siederemo con l'amministrazione e proveremo a trovare un punto di incontro e capire insomma come poterci muovere, e poi sicuramente strutturarci a livello di societario, perché ogni campionato, ogni categoria ha le sue difficoltà e noi siamo pronti ad affrontarli serenamente, tranquillo, come abbiamo sempre fatto. Sì, è un risultato non da poco, cioè non sempre capita che il playoff se ne disputa solo uno, si va direttamente in finale. Mantenere non solo il risultato del Floridia, ma mantenere 11 punti di distacco dal Floridia, 14 addirittura dal Priolo, è tanto,
Faccio intanto i complimenti a loro due, Floridia e Priolo, sono stati due avversari degni che hanno anche fatto un bel calcio. Noi andremo a giocarci questa partita al Kennedy, sperando di trovare un ambiente più tranquillo di quello del girone d'andata. Terzi, ma con tre gol quest'oggi tra le muramiche contro la capolista, che tra l'altro potrà anche giocarsi la vittoria della Coppa Italia. Ecco, non era facile, insomma, vincerla così bene, vincerla così di slancio, però insomma era percepibile che oggi non fosse l'unica cosa che contava. Ho visto, mister, che ha lanciato anche qualche ragazzo. Sì, come sempre. Oggi devo fare complimenti alla società del Marina di Ragusa. Sono venuti qua a giocarsi una partita allo stesso ritmo, così come abbiamo giocate le altre tre. Tatticamente evidentemente ci soffrono, perché riusciamo sempre a mettere in difficoltà. Pellegrino non riesce a giocare, loro fonte del gioco, sono costretti a giocare da dietro. E noi diciamo che abbiamo trovato il modo come imbrigliarlo. I ragazzi hanno interpretato la partita alla grande, la motivazione in più si è venuta, ma l'avversario dall'altra parte è bello tosto. A questo punto un grosso auspicio per una conclusione di aprile e poi chiaramente un maggio che sia ricco di soddisfazione. Sì, per ognuno che fa calcio continuare a giocare a maggio vuol dire che hai fatto una bella stagione. Se le stagioni si concludessero ad aprile non è stato granché. Quindi giocare a maggio fa sempre piacere e noi ci prepareremo al meglio. Spero per giocare ancora due partite, poi tutto quello che viene di guadagnato. Abbiamo fatto secondo me una bellissima stagione e lanciando molti giovani. La nostra juniores dimostra che si sta facendo anche bene, però abbiamo ancora tanta voglia di giocare. No, c'è tanta soddisfazione. Innanzitutto è doveroso fare i complimenti al Marina di Ragusa, che ha fatto una stagione bellissima, una squadra veramente forte, è stato un piacere aver condiviso questo campionato con loro. Poi c'è un po' di rammarico, perché siamo consapevoli che avremmo potuto tranquillamente affrontare i playoff da secondi. Questo non è stato possibile, affrontiamo da terzi e andiamo a testa alta a Santa Croce. Luca, un giudizio chiaramente per quello che sarà il match a venire, che non si terrà probabilmente fra una settimana, ma qualcosa in più. Il Santa Croce che squadra è? Una squadra tra l'altro che è riuscita a battere proprio il Mister Bianco entrambe le volte. Sì, beh, sicuramente per essersi piazzati al secondo posto è un'ottima squadra, l'ha dimostrato anche contro di noi. Però è vero che le partite, le finali sono partite secche, quindi le motivazioni che devono venire da soli a noi soprattutto danno un valore aggiunto, quindi aspettiamo la decisione della giornata, quindi o la settimana prossima o quando sarà. Le motivazioni devono sempre salire e poi vedremo.